un percorso interdisciplinare di ricerca storica e geografica e di educazione alla cittadinanza, progetto realizzato dagli alunni della scuola primaria di Mizzole che hanno studiato i cambiamenti topografici negli usi e costumi a partire dal dopoguerra ad oggi. Quando le cartelle erano di cartone, la carta non si sprecava, nel sussidiario c'erano tutte le materie. Quando le sigarette si vendevano a numero, il tempo si passava in osteria e la TV si vedeva tutti insieme a casa dei più fortunati. Un lavoro di ricerca durato 2 anni. Ad esempio questa cartolina che è del 1920, che aveva un signore qui di Mizzole, è forse una delle immagini più antiche della via principale di Mizzole. Poi questo signore si era fotografato negli anni 50 con suo fratello sempre nella stessa via, e sempre nella stessa via negli anni 50 c'era stata fatta una foto di una squadra di calcio a 7 che c'era qui a Mizzole. C'è chi è andato nella contrada della Corte d'Usi a vedere com'era e com'è adesso. Chi si è ritrovato? Qui addirittura, esatto, c'è chi si è ritrovato, questa signora. Quando ha visto i ragazzini, insomma, li hanno accolti sempre molto bene, hanno detto fatemi vedere, ma questa sono io, ha detto. E quindi hanno fatto la foto nella stessa posizione. Abbiamo trovato nella biblioteca civica una cartina geografica di quando Mizzole faceva comune e comprendeva le frazioni di Pigozzo, Trezzolano, Cancello, Margiuni, Morari e Duello di Morari. Hanno intervistato i bambini di una volta. Sì, hanno intervistato i bambini di una volta chiedendoli come hanno vissuto la loro infanzia, come era la loro scuola, quali erano i giochi che facevano e qual era poi la vita nelle famiglie. C'erano i banchi alti, duri. Nel banco c'era il calamaio e un vasetto dove ogni mattina la bidella metteva l'inchiostro e si scriveva con una pennuccia, con una penna, con il pennino. Era difficile cancellare quando si scriveva con l'inchiostro, con il pennino. Coinvolgendo la classe sempre con la metodologia del cooperative learning, questo è un lavoro di coppia. Abbiamo trovato delle immagini e in modo creativo sono state rielaborate. L'Associazione Culturale Allegramente continua in collaborazione con la scuola perché come realtà del territorio ha voluto sposare un'altra realtà del territorio. La scuola che si apre al territorio, il progetto presentato nell'ambito di una festa durata 2 giorni organizzata con la collaborazione delle associazioni del territorio, dove oltre alla mostra è stato proiettato il film realizzato con l'ausilio dell'Associazione Documenta di Fumane. E il film che si intitola Dove semo, come semo e come erimo. Nella mia classe eravamo in 30. Perché del 43 c'era una classe spaventosa, le altre un po' meno. Ci davano un quaderno, come danno a voi, dovevamo scrivere dappertutto, piccolo, da una parte e dall'altra, per consumare meno pagine. Di decolazione si tolea su un panetto con una fetta di codeghin, una fetta di salato, durante la ricreazione. E dopo era qui piacere Fortunei che aveva la gianduia che non sapeva neanche che gusto la gambe, mi serviva solo il panetto. E certo, invece mi aveva neanche il panetto, allora se lo spartemo con un altro, se ve lo da sera, un tocco di pan, poi con il mio amico se faceva scambio, mi che portava su un gramaio, lui mi portava un melocotone, il gramaio del melograno. No, non potevamo vestirci bene, perché allora avevamo anche dei pantaloncini, ma che erano delle cose militari che la mamma ci metteva a posto e dopo magari si rovinavano nel sedere, no? Allora io andavo vicino ai muri così per non farmi vedere con questa patacca, purché fatta bene, ma era purtroppo, no, non avevamo tanti vestiti. Andavamo a piedi tutti i giorni, ma allora non c'erano i pericoli che ci sono adesso. Io andavo giù la mattina, tempo brutto, tempo bello, facevamo anche qualche bernas. Era un'assenza dalla scuola, non si andava a scuola, andavamo fuori e arrivava mezzogiorno e andavamo a casa per mangiare. Un'indagine alla come eravamo per ricostruire i cambiamenti sociali avvenuti, perché per capire chi siamo e dove andiamo spesso dovremmo capire da dove veniamo.